di gomma, ci ma il anche punto qual è? Ma non è che in una fase del genere, noi stiamo ragionando su una fase ora, noi parliamo di un anno fa, quindi in una situazione di emergenza, da un partito politico che pensa agli interessi del paese, ci si aspetta una politica diversa. Non è che ci si aspetta l'idea andiamo al voto perché almeno di fatto che cosa metto insieme quello che ho cercato di guadagnare attraverso l'opposizione. Questo è il punto. 70 anni fa, vogliamo dirlo, la destra non fu fatta partecipare a un momento del genere. Io mi aspettavo 70 anni dopo un atteggiamento diverso, chiaro, cosa che non c'è stata. Questo è il punto. Poi io posso dirti una cosa, quel 20% che tu hai, quando lo metterai alla prova del governo, non lo perderai perché nei fatti, come l'ha perso Salvini. Però rispetto a voi, Salvini, e in questa ragione sul Sole 24 Ore, si è speso, ha assunto una posizione responsabile in un momento difficile per il paese, cosa che voi non avete fatto. Questo è il punto. Allora, posizione molto chiara. Posso rispondere? Scusate, io pur di godermi uno scontro tra te e Minzolini taccio per tutta la trasmissione, quindi andate avanti, siete splendidi. Ma non è che io devo tacciare, cioè non è uno scontro, non è che mi frega. Ma sai che importa? Non è che devo stare qui a fare assumere una posizione. Dico quello che è. L'ho sempre detto fin dall'inizio. Scusate, io non voglio litigare col direttore del giornale, poi capisco le sue logiche, le sue posizioni, perché rispetto discutere civilmente le logiche della sua posizione. No, ma ecco, discutere civilmente, io trovo che tanto fare ricorso a 70 anni fa, capisco che oggi governano gli ottantenni, però mi sembra che il mondo sia andato verso un'altra direzione. Ma sono stati due momenti simili, Ragioniamo io proprio capisco così, parliamo che di politica come se stessimo al bar, è la stessa perché cosa, voi, dai. Sì, perfetto, io parlo di politica e non sono al bar, prima allora, di tutto, parliamo di politica. Anche se ho molto rispetto, perché guarda, frequentare il bar sport è molto importante, perché vuol dire stare vicino alla gente. Forse ma non più significa, che devi risolvere i problemi del bar sport, non è che devi riportare quello che pensa il bar sport. Se vuol parlare lei, vedo che Menzolini non segue Fratelli d'Italia, tutto ma quello che noi seguo? Presentiamo, le proposte, non è che noi siamo i signor no, perché abbiamo sempre detto che la nostra è un'opposizione patriottica. Poi sono contenta che tu, direttore, pensi che questo governo e questa unità nazionale e che ti sarebbe piaciuto vivere di un paese dove non c'è più l'opposizione. Tu ma no, io parlo di questo momento, proprio per questo momento che stiamo vivendo, che quello che dici tu, io non posso assolutamente condividerlo. Perché tu ci vendi tutto questo come responsabilità. Io invece credo che questa non sia una responsabilità. Sia molto più comodo stare nel governo cambiando il proprio essere, il proprio credo. Perché vedere Forza Italia con i 5 Stelle è una cosa che non si può leggere in qualsiasi metodo, modo che tu la faccia. Perché io ti ricordo quello che era Forza Italia sulla posizione garantista, ad esempio della giustizia. Ma guarda che da oggi questo state punto con quelli che volevano in galera il tuo primo. Che state dicendo? Ma cosa dici? Ma cosa dici? Ti parti da un presupposto. Non puoi parlare che è una condizione comoda. Non Vi è una condizione comoda. Salvini per fare quel governo ci ha rimesso dei punti che avete preso voi. Scusate, è chiarissimo. Scusate, posso dire però, mi metto nei panni di chi sta a casa, perdonatemi. Oggi va tutto bene, è molto chiaro, per Menzolini oggi assumersi la responsabilità. Oggi invece siete lì pappe ciccia. Santanchè, un attimo. Ma che coerenza è? Un attimo. Secondo Menzolini oggi c'ero e so quello che era. Sì. Secondo Menzolini oggi assume la sua responsabilità di governo per il bene del paese, anche governando con gente che non ti piace, ingoiando qualcosa che ti dà fastidio ingoiare, è una posizione di responsabilità. Secondo la Santanchè è una posizione di secondo erano i fondamenti di Forza Italia.
Ma ce lo ricordiamo pure noi che Berlusconi ha dovuto andare a pulire i gabinetti. Non potevano manco pulire i gabinetti di Mera 75 Stelle, me lo ricordo anch'io, Santa Che, sia tranquilla. Dopodiché, sta dicendo Minzolini, in un momento così difficile, una pandemia mondiale, mettersi al governo tutti insieme, secondo Minzolini, è l'atteggiamento giusto e responsabile. Secondo Santa Che è un atteggiamento comodo. Il tema è un po' di fondo, nel vuol senso dire che negare di essere quello che si era. Però se la solo ma che... Allora, adesso commenta Buccini.